Ciao. Allora, ora recensirò una serie di Lego Dimensions. Ne ho 4 pack. Li ho presi tutti al GameStop quando c'era, almeno credo. Sì, credo di averli presi tutti al GameStop. Questo sì, questo boh, vabbè. Vabbè, li ho presi al GameStop quando c'era il 50% di sconto. Allora, cominciamo con questo. Questo è l'Arcade Midway Arcade Pack. Fantastico. E lo stavo puntando già da tempo, solo che non lo trovavo mai. Poi l'ho trovato appunto in un GameStop. C'è la scatola che qua è un po' sfondata, però vabbè, fatto così. Costava appunto 29,90, però l'ho pagato la metà. E più che altro mi interessava per l'arcade e la minifigure. Questo infatti non l'ho costruito perché non mi interessava come modello, insomma, no? Infatti sono avanzati un po' di pezzi. E c'è anche qualche basetta di qualche altro Lego Dimension degli altri che ho già montato. Ebbene, ora vi faccio vedere la minifigure che, vabbè, cioè la basetta è bellissima. C'è questo, boh, Cthulhu, non lo so, che ce l'ha anche sulla maglietta o qualche alieno, non ne ho idea. Comunque lui è fighissimo. Poi qui c'è questo giacchetto nero, appunto così. Bellissimo, capelli neri così. Sorriso, ha una sua unica espressione, jeans, insomma, normale. E poi arrivava anche con 3 di queste monete, o coins, o token, o come cavolo si chiamano queste, per il videogioco, appunto. E poi altri pezzi che sono avanzati, interessanti. C'è questo microfono, che sull'arcade in realtà è il control stick, bellissimo. E in più c'è anche questa lattina che l'ho fatta io prendendo questo, che probabilmente era parte della macchina. Comunque, così vedete. E qui c'è l'arcade che è bellissimo. Tutti questi sono pezzi stampati. Vedete? Qui c'è una specie di non Space Invaders, però simile, insomma, che si chiama Defender. Qua c'è il lato, che così sono tutti stampati. Fatto così, vedete, qua c'è il control stick, che appunto è il joystick, insomma, che è il microfono, e è fatto così. Molto bello, molto bello. E quasi quasi ne faccio due, perché qua quanti minuti siamo? 3 minuti, wow, è cortissimo. No, ok, ne faccio due. L'altro, vediamo. Beh, prendo questo, tanto alla fine, diciamo che potrebbe essere correlato, perché è una roba, insomma, di tanti anni fa. E lui è Michael Knight di Supercar. Guardate, per chi è vissuto negli anni 80 si ricorderà di lui. E Kit, che c'è anche lei, o lui in questo caso, vedete? Bellissima. Questa l'ho costruita perché magari la metterò nel parco giochi come macchinina giocattolo. Bellissimo. Ah, quanti ricordi. Di pezzi avanzati, invece, in questo caso, vabbè, c'è questo che era quello per tenere su Kit, appunto. Poi questo slope trasparente così, e questo slope nero. Ecco. Ah sì, e poi vabbè, la scatola di questo è questa qui.
vedete, Knight Rider, che vabbè qua in Italia era supercar, fatta così, con la lucina. Nel telefilm c'era Kit che aveva la lucina che passava da una parte all'altra, chissà com'è nel videogioco. E volendo Kit, appunto il modellino di Kit potrebbe essere appunto Kit, oppure Goliath Armored Semi, vabbè, e Kit Jet. Qui è Warner Bros. Games, eccetera, bellissimo. Ecco. Ecco, tutto qui, poi gli altri due li farò insieme anche perché sono semi fantasy, perlomeno uno è fantasy, l'altro sì anche, vabbè. Ok, allora al prossimo video, ciao!